Ciao dolcinicorni! Nello scorso video vi ho mostrato questi qui che sono i nuovissimi Softy Melmito Slime, il kit del Melmito, dove ci sono praticamente degli slime super morbidi, profumati e spalmabili, ma io già ve li ho fatti vedere in un video, quindi se ve lo siete persi andatevelo a spulciare e tutti voi mi avete chiesto di unire tutto insieme alle Magic Balls. E quindi ci siamo! Ecco qui il video. Iniziamo subito e vado a prendere questo qui che io già alcuni li avevo anche mischiati nel video, quindi guardate già le Magic Balls all'interno, sono stupende, all'interno di questo tipo butter slime, perché è bellissimo, poi fanno un odore pazzesco. Ok, e questo lo vado a mettere già qua, mamma mia che bello però, guardate. È spalmabile al 100%, ma che bel colore! È spalmabile al 100%. Ok, poi quale vado a mettere? Vado ad aggiungere poi questo. Questo qui è bellissimo, azzurro e rosa, è qualcosa di allucinante, è fashionissimo. Guardate che bello! Non lo vado a mischiare totalmente perché adesso andiamo a fare proprio un composto enorme. Ok, lo vado a mettere così, lo vado a spalmare, perché la particolarità di questi slime è proprio spalmarli, li dovete proprio spalmare. Poi vado ad aggiungere questo. Questo qui già ha tantissime perline, perché già le avevo mischiate nel video. Guardate già quante ne ha all'interno, è stupendo. Infatti ci sono perline su tutta la mia scrivania. E questo lo voglio andare a mettere qua. Sì, lo vado a mettere proprio qua, bello, spalmato così. Sono stupendi, fatemi sapere giù nei commenti se vi sono piaciuti e soprattutto quali sono i vostri preferiti. Poi vado a mettere un colore molto forte, l'arancione con il giallo, che è bellissimo, sembra tipo lava, non lo so, è stupendo. Ok, dove lo vado a mettere? Lo vado a mettere qua, così, perfetto, bellissimo, stupendo anche questo. Ok, vado ad aggiungere poi il giallo e il blu, che sono dei colori forti. Guardate che bello questo qui, questo è molto molto bello. Fanno delle sfumature stupende. Ok, lo vado a mettere qua sotto il viola e il rosa. E chissà poi cosa verrà, cosa succederà alla fine con tutti questi slime così. Ok, vado a prendere un altro colore forte, ovvero l'arancione con il blu, che mi ricordava tantissimo anche Dragon Ball, anche questo, anche se quello nero e arancione che adesso vi mostrerò ancora di più. Ok, guardate, questo stavolta lo vado a mettere qua sotto. Ok. Poi vado a prendere questo. Ecco, questo qui praticamente è diventato totalmente nero, anche se era, guardate, sì, si vede ancora un pochettino l'arancione. Lo vado a mettere qua. Così. Ok. Mamma mia, si sta prendendo praticamente tutta la scrivania. Sono giganti. Questo qui è, io l'avevo chiamato lo slime di Super Mario, perché mi ricorda tantissimi i colori di Super Mario. Lo vado a mettere qua sotto ed è bellissimo perché è blu e rosso. E poi l'ultimo, l'ho lasciato per ultimo perché mi piace troppo. Cioè, è stupendo, guardate. E aveva anche il nome dedicato agli unicorni. E voi lo sapete che ovviamente voi siete i miei dolci unicorni, quindi non potevo non mostrarlo per ultimo ed è stupendo, tutto caramelloso. Ok, ed è rosa e verde. Mamma mia che bello, è stupendo e questo qui lo vado a mettere qua. Ok, ci siamo, ci siamo. Cosa verrà fuori? Non lo so, ma sarà qualcosa di epico, super epico. Sono morbidissimi, guardate anche le Magic Balls ovunque. Ok, è arrivato il momento di aggiungere tutte le Magic Balls. Sono dei colori stupendi e andiamo a prendere le Magic Balls che sono praticamente contenuti all'interno di questa bustina. Guardate che sono belle, sono tipo dei confettini tutti da buttare sopra questo slime. Ovviamente io vado ad aprire con le forbici tutte le bustine. Iniziamo già a versare tutte le Magic Balls. Mamma mia che sono belle! Io penso che succederà tipo qualcosa di epico sulla mia scrivania. Ok, vado ad aprire anche l'altra bustina. Le vado a versare tutte così. Mamma mia quante sono! Sono veramente tantissime. Anche un'altra bustina. Sì, buttiamo tutte le bustine, tutte sopra lo slime. Ok, mamma mia, chissà cosa verrà fuori. Verrà fuori tipo uno slime batteroso,
pieno di queste perline, mamma mia, non si capisce più niente, è stupendo. Intanto, prima di andare a buttare le altre, vado a mischiare queste. Vado a mischiare queste qua, quindi vado a chiudere lo slime così. E diventa anche molto crancioso. Sentite? Molto molto crancioso, tipo così, mamma mia. Tipo ci sono perline ovunque, magic balls ovunque. Mamma mia che bello, è bellissimo, cioè è stupendo. Ok, e mentre tipo così, io vado a prendere un'altra bustina ancora, la vado a tagliare e la vado a versare sopra lo slime. Tipo così, anche all'interno, sì, un po' così. E continuo a mischiare tutto. È bellissimo, cioè è stupendo ragazzi, è stupendo. Io questo qui lo voglio assolutamente conservare. E anche voi quando unite gli slime, conservateli sempre. Fate come me che io poi vado ad unire tutti gli slime che ho unito. Fatelo anche voi, perché gli slime vi dureranno di più. E soprattutto questo qui non secca, guardate. Cioè le magic balls sono stupende. E lo slime è molto molto cremoso. È bellissimo, è stupendo. Già i colori si stanno tutti mischiando. Si stanno mischiando anche alla perfezione fra di loro. E penso che verrà tipo un quadro come sempre. Ovviamente io non voglio proprio totalmente mischiare tutti i colori, però lo vorrei anche lasciare così, sarebbe anche epico. Sempre perché poi ho in mente di andare a fare altri video dove unisco magari tutti gli slime che ho unito finora. Guardate, è un capolavoro, cioè è bellissimo, è stupendo, con tutte le magic balls è veramente bellissimo. Sono contentissima di questi nuovi Melmito slime, perché sono bellissimi, sono soffici, sono morbidi, che dire, belli, belli, belli. Fatemi sapere giù nei commenti se già li avete acquistati, come vi siete trovati. E niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video. Vi aspetto tutti su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!